Buongiorno, bentornata alla nuova puntata del podcast di Colorato di Pink dedicato al matrimonio, il podcast dove il matrimonio viene raccontato in un modo decisamente fuori dagli schemi, sia per lunghezza di puntata, perché qui, cioè, le puntate durano veramente un sacco di tempo, ma perché gli ospiti hanno veramente tanta voglia di condividere, di far sapere come stanno le cose veramente il giorno del matrimonio. Perché poi ci tengo che questo podcast rompa un po' lo schema di quello che deve essere fatto. Ciao, sono Claudia e sono la Wedding Coordinator. Questo è il podcast per le spose come te che stanno organizzando il matrimonio da sole. Se vuoi avere consigli e dritte inedite, ma anche conoscere i segreti e il dietro le quinte del mondo wedding, questo è il posto giusto. E se non fosse abbastanza, troverai approfondimenti e tante guide per i preparativi su coloratodipink.com. Buon ascolto! Vuoi scoprire che tipo di sposa sei? E quanto sei pronta per gestire l'organizzazione del tuo matrimonio? Fai il quiz gratuito sul sito coloratodipink.com e alla fine scopri le due sorprese che ho preparato per te. Quello che deve essere fatto il giorno del matrimonio è facile, si prende un qualunque libro di Galateo e si legge che le partecipazioni devono essere date 3 mesi prima, che devono essere scritte in un certo modo, che bibì e bobò, che l'ingresso della sposa avviene con un corteo ben preciso, che la verità oggi è che le cose sono cambiate, il mondo è cambiato, molte regole non si possono più applicare per la mancanza della situazione. Una regola che io non sopporto del Galateo, ad esempio, è che in caso non ci sia il papà della sposa, si deve entrare con il parente maschio più vicino alla sposa. Perché? Chi l'ha detto? Nel senso, chi l'ha detto lo so. Perché deve essere così? Perché non può entrare invece con la madre, che è la persona, cioè, è l'altro genitore, quindi è giusto che accompagni la figlia all'altare? Perché deve essere l'uomo? Non è una questione di patriarcato come va di moda adesso, eh? È proprio una questione affettiva. A me piace sempre dire che accompagnare all'altare non è un consegnare la figlia a un altro, ma è accompagnare in un ultimo pezzo di strada per iniziare una nuova parte della propria vita, che in realtà è così che oggi viene visto, cioè figli che per quasi tutti, o almeno la maggior parte, vivono già da soli, convivono, quindi non c'è più l'uscita di casa classica dei genitori, sono veramente molto poche le coppie che oggi lo fanno. Ma non vuol dire che non si debba accompagnare la figlia verso una nuova tappa della propria vita, perché è così che deve essere visto. Quindi Galateo sì, ma fino a un certo punto, con tutte le limitazioni che porta con sé. Queste puntate, questi appuntamenti settimanali vogliono proprio rompere quello che si dice sempre, che è una vecchia manfrina. Cioè, io faccio questo lavoro da 10 anni, e anzi da più di 10 anni ormai, e studio, mi informo di matrimonio almeno da 15. Queste robe erano scritte su Vogue Sposa nel lontano 2005-2006 e lo dimostrano le riviste che ho a casa, che dicono esattamente sempre le stesse cose. Che finché non ne sai niente lo prendi per dogma, poi ti accorgi che al tuo matrimonio le cose non possono più essere come c'è scritto, non stanno in piedi, non è adatto a te, non è adatto allo stile di matrimonio che vuoi fare, perché se fosse vero, in chiesa bisognerebbe andare coperte, copertissime, quindi niente scogli, niente nudità, niente. Allora, o si prende il Galateo sempre e lo si applica con attenzione, con precisione, con meticolosità, se già si scelgono solo alcune cose. Sapete che c'è? Fate quello che volete, fate quello che vi fa star bene, lo dicono tutte, però poi i podcast che ci sono in giro cadono sempre nelle banalità. Mi sembra di leggere i soliti blog di settore che ripetono sempre la stessa manfrina.
Cioè, davvero non possiamo raccontare come stanno le cose? Io, quando ho cominciato a studiare, quando poi mi sono approcciata, ho trovato delle cose molto diverse. Quando mi sono sposata io, certe cose non le volevo, non mi rappresentavano e farle mi avrebbe forzato. Ed è con questa motivazione che ho cominciato a fare la coordinatrice, proprio perché io una wedding planner che mi seguisse non la volevo. Ma non ci poteva essere solo quella soluzione. Ci sarebbe dovuto essere anche qualcos'altro adatto a me, che volevo organizzarmelo, che sono capace di organizzarmelo, che ho delle ottime doti organizzative, che mi diverte farlo innanzitutto, ma ho bisogno di qualcuno quel giorno. Quindi il coordinamento, per come lo intende Colorato di Pink, è nato con questa motivazione, proprio per rispondere alle esigenze di una certa parte di spose, perché sennò l'alternativa è o con la wedding planner o senza. No, non è più bianco e nero. Le sfumature di grigio ci sono, sono tantissime, non sono solo 50, come il famoso libro, ma vanno analizzate, o le palette, o i colori, o il... cioè, usciamo un po' dal... ma il galateo dice questo, perché oggi il galateo non lo segue più nessuno, è proprio cambiato. Andrebbe riscritto, secondo me, il galateo del matrimonio, andrebbe veramente riscritto, revisionato. Le cerimonie simboliche non sono mai state nominate nel galateo, e invece oggi sono una parte molto importante, è un 50% delle cerimonie, una scelta consapevole delle spose che finalmente dicono: oh, non posso rinunciare alla chiesa. Prima non lo facevano perché il matrimonio civile in comune della durata di 3 minuti e mezzo era triste. Oggi questa cosa l'abbiamo completamente sorpassata. Quindi, a fronte di un cambiamento di abitudini, di tradizioni, di modi, se ogni tanto dico perché non sanno del galateo, cosa che riguarda più gli invitati, devono confermare, devono sedersi al loro posto, non devono fare capricci, non devono pretendere che tutto lo staff sia lì per loro, dall'altra è altrettanto vero che le abitudini non vanno più d'accordo, quella è forse più buona educazione che galateo, mentre le cose da fare, chi se ne frega. Io una cosa che mi ricordo sempre del galateo, che già gli avevo detto a me non mi quaglia molto la cosa, riguardava come si scrivevano le partecipazioni. Se prendete in mano un qualunque manuale di galateo classico, dice che le partecipazioni non devono avere un titolo di nessun genere, che sia un titolo lavorativo, quindi dottore, ingegnere, avvocato, o un titolo nobiliare. Bisogna mettere solo i nomi di battesimo oppure l'indicazione famiglia. Meraviglioso. Quando la prima volta che mi sono sposato ho invitato i miei capi, io all'epoca lavoravo come segretaria in uno studio legale, io non li ho mai chiamati per nome, non potevo dire invito Alberto, per me era strano, suonava male, io davo del lei ai miei capi e loro davano a me del lei, quindi era strano scrivere un dettaglio del genere. Me ne sono fregato e ho scritto avvocato col cognome, non suonava strano. E quindi cosa faccio? Rompo, seguo il galateo per rispettarlo, però... non funzionava, e quindi me ne sono fregata e ho scritto quello che volevo. Così come di alcuni amici ho scritto il soprannome, perché anche se conosco nome e cognome è altrettanto vero che non li ho mai chiamati per nome e cognome. Ho usato un soprannome, un nomino, cioè mia sorella che si chiama Paola, io, solo io al mondo la posso chiamare Babe, sulla sua partecipazione ho scritto Babe. Non l'avrei mai chiamata Paola, così come lei non sempre mi chiama Claudia, ma io a mia volta ho il mio soprannome tra sorelle. Nella media, tutte queste riflessioni mi hanno portato a dire: sapete che c'è? Perché non diciamo le cose come stanno? Perché non raccontiamo un matrimonio più vero, più reale, che riguarda tutte e in cui ci si può rispecchiare, in cui quello che vuoi fare non viene percepito come strano? Perché poi accade questo: se vuoi fare qualcosa che è perfetta, super legittima, senza problemi, che non peste piedi a nessuno, perché non la puoi fare? Chi è che l'ha detto che non puoi? Dove c'è scritto? Che cosa osta il tuo desiderio di realizzazione? Io i no che dico alle mie clienti, alle mie spose, sono sempre di tipo organizzativo puro. Se qualcosa crea problemi organizzativo, rallenta o non si può fare per mille motivi, allora dico di no. In tutti gli altri casi, che a me piaccia o non piaccia, è un sì. Perché quella cosa che magari a me fa un po' strano, fa riconoscere la coppia, è specifica della coppia.
perché non inserirla in un giorno dedicato alla coppia? Si parla tanto di personalizzazione e poi tutta questa personalizzazione la si limita allo stile, ai dettagli, alle bomboniere, ma non è questo la personalizzazione del matrimonio, perché è ovvio che a me piacciono di più le palette con i rosa e a qualcun altro possono piacere quelle con il blu. Questo lo do quasi per scontato che sia la personalizzazione. La vera personalizzazione riguarda il vostro desiderio e la messa in pratica del desiderio. E qui arrivo a questa parte del pippone della puntata di oggi, in cui quando fate i sopralluoghi o scegliete fornitori, lo vedo io con i miei occhi, spesso si tende a imporre delle scelte. Qui facciamo la cerimonia, qui facciamo il pranzo, qui facciamo il taglio della torta. E di fronte a delle proposte si erge un muro che sembra insormontabile, muro che in realtà è dato più dall'usanza. Noi siamo abituati a far così, quindi cambiare ci crea moltissimi problemi, quando in realtà a volte è molto facile, ma uscire dal seminato fa paura un po' a tutti. Se volete qualcosa in particolare e potete farlo perché non c'è nessun ostacolo logico a questo desiderio, insistete e andate avanti per la vostra strada. O è un ostacolo logico di buon senso, di che creerebbe problemi a tutta la gestione, allora lo posso capire. In tutti gli altri casi fate quello che volete. Il matrimonio è personalizzato da questi dettagli, non è il no, puoi personalizzare il matrimonio, ti faccio scegliere tra tovagliolo bianco e tovagliolo colorato, è il minimo sindacale, cioè questo lo diamo un po' come scontato, non è una roba così importante. La vera personalizzazione sta nel portare, nell'uscire dal galateo, dall'obbligo, e decidere di fare delle cose particolari che vi rappresentano, che potrebbero essere dei momenti, degli attimi, delle situazioni, non so, vi piace un certo tipo di allestimento, fatelo, non si usa e chi se ne frega, ce lo vogliamo dire? Io questa cosa tengo particolarmente e difendo fino alla fine tutte le spose che decidono di seguire ciò che per loro è importante. E spero che con queste puntate, con gli ospiti, con tutto quello che ascoltate ogni mercoledì e i mercoledì degli anni precedenti, perché ormai abbiamo ampiamente sforato le 100 puntate, anzi la stagione si chiuderà a 130 puntate, che mi sembra comunque un numero estremamente valido, in questo modo tutti possano trovare la loro dimensione, sentire che quello che hanno in mente è effettivamente realizzabile e capire che il matrimonio assume tantissime sfaccettature, tantissime variazioni sul tema, anzi è forse l'evento dove le variazioni sul tema sono le maggiori. Non dovete mai sentirvi sbagliati e mai restare legati al famoso galateo. È vero che ci sono certe cose carine da seguire, ma non vi formalizzate, non è così importante, non è l'unico modo di fare matrimoni. Ci tenevo a raccontarlo perché troppe volte mi sento dire ma cosa dice il cosa si usa fare in questi casi? Un esempio su tutte sono appunto le partecipazioni. Il galateo dice che andrebbero consegnate circa 2-3 mesi prima. Ora, se vi sposate a settembre, i 2-3 mesi prima vuol dire che sono giugno e luglio. Io vi sfido a trovare le persone a casa in quel periodo tra vacanze, ferie, ponti, eccetera, eccetera, ma anche vostri lavoro. Quindi, appena le avete pronte, alle persone che magari non frequentate così spesso, datele, tanto non è che se le consegni più sottodata è sicuro che vengano o che non vengano. Oltretutto, quando il galateo è stato fatto che le partecipazioni vanno consegnate 2-3 mesi prima, di solito erano tutti invitati nella cerchia. Oggi abbiamo invitati che arrivano da tutto il mondo, persone che sono immigrate per lavoro, che vivono all'estero, conoscenze fatte in un altro momento, quindi tante ragazze che hanno vissuto all'estero per diversi anni, hanno conosciuto delle amiche che vogliono avere al matrimonio. Come fai? Cioè, gliela devi spedire, ma non puoi sperare che le poste le consegnino veramente nei 2-3 mesi, devi dare tutte le informazioni, anche quando c'è da prenotare dei voli, dello spostamento, del pernottamento, da fare delle organizzazioni importanti.
Quindi se a Pasqua sono pronte, dico Pasqua perché per un matrimonio a settembre, Pasqua è più o meno verso tra marzo e aprile, ma sì, cominciate a darle, non succede nulla. Oppure se vi sposate entro giugno, è perfetto sfruttare le cene di Natale o dopo Natale, cene di gruppo con 10-12 amici, quindi to in botta 5-6 partecipazioni vengono consegnate in una volta sola, anche perché poi trovare il tempo per andare a bere un caffè con tutti è lungo, e oggi abbiamo le vite molto più incasinate, piene di cose da fare, di impegni, lavori che assorbono molto. Dobbiamo imparare a organizzare bene, a gestire bene i tempi. Quindi chi se ne frega di quello che dice il Galateo? Avete deciso lo stile del matrimonio? Avete trovato la partecipazione? Appena è pronta, a chi è immediato? Cioè magari non alla mamma, ecco che quella la vedete sempre. Però se c'è qualcuno che non vedete spesso e avete l'opportunità di consegnargli la mano, fatelo, e fa niente se mancano più di 3 mesi. Questo era l'esempio che rende molto bene il concetto che ho in mente. Quindi attenzione, sì, ma con il giusto spirito critico per gestire la situazione. Oggi puntata in solitaria, ci tenevo a spiegare questo dettaglio che magari viene un po' perso in tutte queste puntate con degli ospiti, ed invece è forse uno dei punti cardini di Colorato di Pink, un po' il mio segno distintivo, quello di far fare agli sposi quello che tengono davvero, anzi essere la loro spalla per poterlo realizzare e rispondere alle domande. Si può fare, stai tranquilla, ci penso io, che forse è il più grande regalo che vi possiate fare. Questo podcast molto veloce, oggi ce la caviamo così. Mi raccomando, fate il test che trovate sul sito coloratodipink.com, il test per scoprire a che punto siete dei preparativi, come li state affrontando, e alla fine del test ci sarà anche una piccola sorpresa. E infine mettete like alla puntata, fate sapere ai servizi di streaming che il podcast di Colorato di Pink vi piace, mettete la campanellina, il tasto follow, segui come ce l'avete, e in questo modo mi aiutate a farlo conoscere. Ma per oggi è tutto, ce lo siamo cavate in poco tempo, e quindi, care ragazze, baci! Ti ringrazio per aver ascoltato questa puntata e spero che i consigli ricevuti ti saranno utili durante i mesi di preparativi. Fino al prossimo episodio restiamo in contatto. Seguimi su Instagram e su Pinterest, mi trovi come Colorato di Pink.